perché con me è un collega, un amico, un volto amato della RAI, ogni mattina entra nelle nostre case. È qui con me Tiberio Timperi. Oh, cari vicini di casa, bella la musichetta del comitato. Fate un bacio. Ciao, bello mio. Allora, innanzitutto, eccoci. Sono un po' emozionato perché mi è capitato di essere intervistato da Tiberio, io non l'ho mai intervistato, quindi come oggi mi sento. E oggi ti levi qualche soddisfazione? No, ma che soddisfazione? Oh, comunque prima il Lambrusco stava bene con le penne col gorgonzola. Ah, lo vedete. Sua, eh? Allora, con Tiberio c'è una sorta di amicizia condivisa, abbiamo gli stessi gusti, addirittura abbiamo frequentato pure paesi sì. Che ci uniscono da una serie di cose. Siamo davvero amici. Però tu, Tiberio, hai fatto tante quelle cose. Io comincio a avere il dubbio, ma qual è la cosa che ti piace di più di quelle che hai fatto? Cioè, radio, televisione, programmi, di tutto di più hai fatto. Sembri il Clem della Rai. Che adesso è cambiato. È di tutto, di tutti. I bravi conduttori sono proprio, sul pezzo. Se proprio la dovessi dire la radio, perché in qualche modo sono le mie radici. E quindi, ma tu hai iniziato con la radio proprio, non hai iniziato in televisione già? No, io ho iniziato con la radio e parallelamente facevo teatro. Solamente che col teatro non si portava a casa niente. E con la radio qualche liretta per arrotondare la paghetta c'era. E quindi è partito tutto quanto così. Cioè, fammi capire, erano le radio quelle libere, le famose radio... Più che libere erano private, nel senso che non c'era niente. Erano nel sottoscala di un bar il più delle volte, e c'erano pochi dischi, te li portavi da casa. Era. Non c'era l'aria condizionata, non c'era niente. Allora, disagi sicuramente, però c'era anche un senso di fare qualcosa di completamente nuovo. Di pionieristico, perché... È rivoluzionario. A spiegarlo oggi, una volta c'era solamente Radio Rai. I programmi leggeri erano pochi, pochissimi, c'era Supersonic, dischi a Mach 2 con la Stereo Notte. No, quello è arrivato dopo. Io ti parlo del 74, 75, 76, c'erano Gigi Marziali, Paolo Testa, De Robertis. Che salutiamo. E poi nell'82 arrivarono le reti in stereo di Maurizio Riganti, che è stato lo scopritore di Arbore ad alto gradimento, quello che si beccava tutte quante le reprimende dei vari dirigenti. Funzionale. Dei vari dirigenti Rai. Quindi nel 75, 76, 77 c'era solamente Radio Rai, e quindi le radio private erano nel sottoscala di un bar, erano nei posti, pensai, nei lavatoi. Mi ricordo, con queste antenne che ogni tanto spuntavano in mezzo alla città. Senti, entrando non è stato un errore della regia, perché noi siamo attenti, quindi tu dovevi avere probabilmente la musica di Una Mattina Estate che stai conducendo con Serena Audieri, che salutiamo, e il grande Gigi Marzullo. No, noi andiamo avanti perché capisci, un po' di mestiere pure qua c'è, e lo sapete già tutti, però io lo dico a mo' di scoop, il nuovo volto dei fatti vostri, Tiberio Timperi. Cioè, tu entri nel salotto buono di Rai 2 con uno dei padri della televisione italiana, con Michele Guardini. Comunque, se aveste messo la musica di Una Mattina Estate non cambiava, perché pure quella è roba sua in qualche modo. Eppure, quindi, tu hai iniziato con Guardini. In Rai ho iniziato con Guardini, sì. Il programma qual era? Era mattina in famiglia e mezzogiorno in famiglia su Rai 2. E quindi lo conosci da te. Però tu hai lavorato. È un secondo padre. Questa è una cosa bella. In televisione, sai, è uno di famiglia. In televisione certe cose non si tendono a dimenticarsi, invece tu rivendichi giustamente. Lo rivendico e aggiungo anche che probabilmente è uno degli ultimi a conoscere la televisione, ha lavorato con i grandi ed è un patrimonio di questa azienda, insomma. Senti, però tu hai lavorato con i grandi anche te, ne cito due, Mike Bongiorno e Raffaella Carrà. Io ci metterei anche Emilio Fede, giornalisticamente parlando. Ma non c'è dubbio. È stata una creatura della Rai, poi... Come no? L'inviato Emilio Fede, ragazzi, l'inviato in Africa in Emilio Fede. Lo chiamavano, Sciupone l'Africano. Certo, perché lui... Poi c'era l'ammogliato speciale che era un altro, vabbè, soprannomi che si davano in redazione. Senti, rimaniamo insieme, però adesso ti devo fermare perché devo dire una cosa importante. L'amore è eterno finché dura. Guarda, Camper, senza paura, tra qualche secondo ci siamo. Il condominio sai che fa? Manda la pubblicità. E allora, caro Tiberio, ci vediamo insieme adesso. Una cosetta di una 25 anni fa. Oh, guardate un po' com'era sto ragazzo. Conduttore sei tu. Forse. Sicuramente.
Eccoci qua! Buongiorno, bentornati! Barbara D'Urso, guardatela! Imperio d'imperi! Splendente! Qual è un buon sistema per iniziare una giornata alla grande? Prendere un caffè! Oltre per a quanto quello, mi riguarda, essendo una sorridere, politana, sorridere, sì, fare ginnastica con i muscoli facciali. Sapete che si muovono molti più muscoli quando si sorride? No, sul serio. E quindi si mette in circolo il sangue. Ma è che mi sorprendi ogni mattina. Quando uno sorride va tutto quanto meglio. Allora, questo è un consiglio per iniziare bene la giornata. Non tutte le giornate possono iniziare bene. Noi cerchiamo anche di darvi, come dire, un viatico al benessere di una buona giornata. Buongiorno Giovanni. Sono immagini straordinarie, anche perché stai su, insieme a una grande notizia, Barbara D'Urso, che sappiamo è al centro di tantissimi dibattiti in questi giorni. Posso dire una cosa sincera? No, dilla falsa. Che... No, te la dico sincera, sei più bello adesso dei 25 anni fa. Mi sto anche sulle scatole rivedendomi, se proprio te la devo dire. No, la simpatia no, no. Cioè, all'epoca non ti conoscevo ancora, ci conoscevamo da tanti anni ma non ti conoscevo. È più bello adesso e non so perché, ma il vino buono migliora con... col tempo, quindi complimenti. Grazie. A te, soprattutto a chi ti ha fatto, perché tu c'entri poco, c'entri molto poco, è inutile che... Diciamo che si sono impegnati, ecco. Bravi, sono stati bravi. Io ti voglio chiedere però i nanetti, perché è sempre piacevole, anche perché i personaggi, man mano che li perdiamo, tendiamo anche a creare dei miti. Mike Bongiorno e Raffaella Carrà, che ti ricordi te? Ma con Mike Bongiorno... Si dicono un sacco di cose, Mike, sul lavoro. Un signore. Ah, questo è già una cosa. Uno di quelli che conosceva la televisione, come dire, a menadito, feci dei collegamenti per lui per una sorta di anti-festival di Sanremo tanti anni fa, Festival Italiano, non mi ricordo se fosse su Rete 4 o Canale 5, e sbagliò il mio cognome, credo lo fece apposta, poi mandò una simpatica lettera. All'epoca si scriveva, non c'era. E fu delizioso, insomma. Adesso sono sicuro che la cosa ti porterà molta fortuna. E giuro, la prima volta che lo incontrai nei corridoi di Canale 5, dico, no, esiste veramente, esiste. Non è un mito. Una delle rare emozioni provate nella mia vita. Beh, lui è proprio, lui è la televisione. Ragazzi, è una cosa incredibile. Lui è la televisione. E mi sono divertito una volta che siamo andati, lui era presidente di giuria a Miss Italia, e andai con Michele, era credo fosse il 96 o il 97, e feci conoscere a un grande della televisione un altro grande della televisione. Tra l'altro all'epoca non andavano, il selfie non esisteva, esistevano gli autoscatti che avevano un'accezione tutt'altro che positiva. Non lo so neanche io perché, col telefonino feci questa cosa. Quindi questo era uno dei primi selfie della storia della televisione italiana? Non lo so, insomma, se parliamo del 96 o del 97... 97, mi dice un autore. Questo è un documento. Quindi è un selfie questo. Sì. Straordinario. Senti, di Raffaella Carrà invece? Raffaella Carrà ci fu questa, come dire, comunione di intenti. Lei era molto attenta a... Lei era molto precisa, vero, sul lavoro. Un sergente di ferro. Ma guarda che ho visto che tutti quelli che fanno televisione a certi livelli sono sergenti di ferro. Guardi, le prove di Guardì, uno spettacolo. Cioè, vieni pagato per andare all'università della televisione, con Mike pure qualche cosa adocchiavo perché facevo il telegiornale all'epoca, il TG4, ci tengo a dirlo, il TG4 perché poi non se n'è più parlato, ma è quello che ha messo in moto poi l'informazione in Fininvest, adesso Media for Europe. Detto questo, andavo a sbirciare Mike Bongiorno dietro le quinte, strepitoso. E anche Raffaella disse una volta una cosa bellissima, cioè, non importa quanto parli, ma quello che dici, magari dici solo una cosa, ma dilla bene, e quella resta. Che non è male come consiglio. Buttala via. Me lo dico da solo, adesso me lo ridirò come un mantra anche io. Senti, parliamo naturalmente anche di vacanze, stiamo a agosto. Che devo, si parla di vacanze. Ma perché parlare di corda in casa dell'impiccato? Cioè, siccome Marzullo è uno che teorizza che le vacanze non vanno fatte, che lui in vacanza si stressa, dice. Problema tuo oggi in giro. Quello è che vacanze. Appunto. A me, le vacanze del cuore, dell'infanzia, quelle dei ricordi, quali sono? Beh, le vacanze del cuore e dell'infanzia sono a Cesenatico. Ah. A Cesenatico. Cesenatico. Perché? Perché a casa non giravano molti soldi, quindi approfittavamo, come dire, del trattamento familiare di una pensione, altrettanto a conduzione familiare, di amici di famiglia che erano emigrati di ritorno dall'Argentina. Ma pensa te che storia. Ettore Bracci e Pasquina, credo. Ma che memoria c'è? Pensione Sirenella in via Pascoli 10, dove adesso c'è un condominio. Chapeau.
Ciao. E ho una memoria selettiva, alcune cose le ricordo altre. Ma io non ricordo niente. E quindi perché... Cesenatico era questo, era proprio la, senti, la libertà, poi, lo stato puro. L'ho accennato prima, invece se lo dico. A Orvigno, tu sei passato molti anni, la mia nonna è di Orvigno. Quindi capisci? Ecco perché la vostra famiglia, se può dire... Sì, si può dire, no. Allora, dovete sapere che questo signore, assieme ai suoi fratelli, aveva, non so per quali motivi, nell'asse ereditario una chiesa sconsacrata, molto bella, la chiesa di San Giacomo, Orvigno, in provincia di Rieti, parliamo dell'Alto Lazio, quasi al confine con l'Abruzzo, 700-800 metri, quindi l'aria è quella giusta. C'era questa bella chiesa che loro hanno donato al comune. Bravi. No, non ci siamo messi d'accordo, grazie. Complimenti. No, Senti, Tibet, ci vediamo un'altra volta perché io ci ho preso gusto a intervistarti, poi dobbiamo bilanciare, tu stai, mi sembra, 3-4 volte, quindi mo, fino a che non ne faccio 4, non ti lascio in faccia. Finché c'è camper c'è speranza. Bravo. Mi piace molto questa. Senti, però rimani con me perché vista l'ora... Tanto. No, vista l'ora c'è Fabrizio Nonnis, che è il nostro grigliatore ufficiale, maestro di barbecue. E ce lo vogliamo perdere. E ci prepara delle cose. Tu non hai idea, guarda un po'. Facciamo i suffumigi? Magari, guarda un po'. E famo.